Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamanti Lucenti. Ancora la sfida ai capi palestra, oggi altri due, ovvero Fanny e Ferruccio. Poi più tardi altri due, così finiamo oggi tutti quanti i rematch ai capi palestra. E da domani, se riesco a registrare qualcosa, si inizia con la cattura di tutti quanti i leggendari. Eccoci qua da Fanny. Hello! È da un po' che non ci vediamo. Ho sentito che hai sconfitto la campionessa e sei entrato nella sala d'onore. Perdere contro di te è stato 3-3 umiliante. Sai pur sa che mi sono messo a studiare in modo di community in questo paese? Prendersi la rivincita, ne se pa? Ebbene, ora mi prenderò la rivincita su di te. Cattiva. Che poi Fanny qua è tanto carina, c'ha il... quasi a punta il mento, no? Invece negli altri giochi, o anche nell'anime, era a trapezio. Finiva, poi pa! Una linea dritta. Brutta, era bruttino, sì sì. A volte il design un po' americano lo fanno. Sugimori aveva quella vena americana in quel momento. Dunque, contro Drifblim andiamo con Sgranocchi. La Salviforza mi riduce l'attacco, vero? Yes, vabbè, Sgranocchio però è sempre super efficace. Guarda, ma perché fate ste cazzate? Ma sì, palla ombra, Urak. Certo, l'attacco normale è a puttane, no? Andiamo di fuori, vabbè. Bravi, bravi, tutti bravi qui. Scoppio? No, scoppio no, fiammosfera. E beh, a fiammosfera ti pare che fa scoppio? Lei ha Dusk Noir. Dusk Noir non è famoso per essere un Pokémon veloce. Ha pressione, quindi non ha frisk. Ok. Vai, Sgranocchio. Prebu. Non è buio lui, no? È solo spettro? Va bene, ma perché mi ricordavo buio Dusk Noir? Che problemi ho? Allora, Dusk Noir è buono in difesa normale. Quindi andrei con... Acrobazia dovrebbe mandarlo in range. Sì, fuoco carica al prossimo. Fuoco carica. Esplosione di fuoco. Guarda, fuoco carica giusto per proprio se va. Se non va, amen. Va, 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 va. Vada. Non cincischi. Cincischiato, lo sapevo io. Ah, terremoto, no. Buono! Buono! Guarda, Fanny, ricominciamo con... Guarda, io ricarica totale. Tu ricarica totale, stiamo come prima. E dunque... fuoco carica. Vai. Tranquillo. Quindi acrobazia e acrobazia. Ah, questo terremoto. Va bene, non mi killa però. Sì, fa come prima, infatti, che non mi ha killato. Quindi andiamo di... Vai di acrobatic! Ah! No, ma dai! Ma che furtivo ombra! Sì! Sì! E rischia! Vai! Killa! Fake! Ma baffam... che palle! Oh, e allora, finalmente! Vabbè, tanto non è importante contro... Ah, ti faccio... No, giro raggio, ho sbagliato, fa acqua di sale. Mannaggia. Palla ombra, in pieno muso. Buono, reggiamo un altro palla ombra dopo, bene. Se lo congeliamo però abbiamo fatto. No, ma quando mai? Ma quando mai? Infatti, vedi. Ricominciamo, come prima, uguale. È vero, c'è il drop della... Non ha... Lei ha attaccato, non so per quale ragione. Si sentiva particolarmente libidinosa e quindi voleva provare l'ebbrezza di attaccare con un Pokémon a vita rossa, brava. Comunque, dopo Giga Assorbimento, tanti cari saluti. Vediamo un po' chi manda ora. Frozlass, sì, allora. Che fa Sciagura? Scedoraggio, che fa? Alito Gelido per ridurre la... Attacco. Qualora non mi avesse killato. Ah, brutto colpo. Bene.
Dovrebbe fare. Arito gerido, è infatti. E anche su Anasia, vai, due Pokémon ricaricati e ci siamo. Tanto che stiamo un pochino stallando. Cioè, sta stallando. Vabbè, sì, ormai evita a destra e a sinistra. Qualunque cosa le venga lanciata, lei evita tutto. Bene, e. Gelo pugno. Non ho altro. Finalmente. Però, con Mint ho fatto un piccolo danno. Quindi il focal nastro che sicuramente ha è rotto. Potere scimmiesco! Project Humanity, go monkey! E yeah! Ci siamo! Non dovevi farlo! A Banette! Mandiamo Vux che fa un bel munch, un po' di sgranocchio. E poi c'è solo Gengar, probabilmente. Dai, bella! Dai, facci vedere! Sbigo attacco! Yeah! Tanto per fare danni inutili. Perché? Ma io che cazzo ne so? La intelligenza artificiale, com'è programmata Ilka? Ce lo dici? O hai fatto copia e incolla da Diamante e Perla? Perché per velocizzare i lavori potrebbero anche farlo. Parble! Questo è il mio ultimo Pokémon! Se pa possibile! Lo è invece, lo è possibile. Non ha usato l'amicizia, l'affetto? La no amicizia, l'affetto. Per reggere il colpo. Oh, potere al popolo. Ehi! Ma cos'era quell'incrocio di mani lì? Sacrebleu! Ulala, sono basita, F4. Je suis diventata più forte. Però tu sei diventata ancora più forte di moi. Tu sei vraiment formidable. Voglio regalarti il mio bollo. Mi sto domandando, Fanny secondo me non è francese ma è belga. La prossima volta vincerò io, torna a sfidarmi. Au revoir. Au revoir anche a te allora. Arrivederci mai più perché dopo che ho finito i leggendari. Dopo che ho finito i leggendari ci sta leggende Pokémon. Quindi, a dire il vero non pensavo neanche di protrarmi fino a fine gennaio con Diamante e Perla, ma a quanto pare sì. Dunque, ora c'è Ferruccio che usa Pokémon acciaio, quindi Anasia dovrebbe fare il bello e il cattivo tempo. Oh, eccolo qua. Grazie di essere venuto. Pedro mi ha raccontato le tue gesta. Entrare nella sala d'onore non è un'impresa da poco. Non c'è da stupirsi che tu sia riuscito a mettere in difficoltà sia me che mio figlio. L'ultima volta che abbiamo lottato ti ho preso sotto gamba, ma ho imparato la lezione. Questa volta non abbasserò la guardia un secondo. E adesso, Link, fatti sotto. Ma che bella barba che c'ha. Quella è la barba che voglio io. Che ti ridi? A Skarmory. Ma Skarmory non ha vigore. Quindi fuoco carica non te la toglie nessuno. Go back, I want to be monkey! Vorrei andare di zuffa, certo, ma. Fuoco carica, facciamo prima. C'è il recoil, per quello non volevo farlo, ma ehi. Cavolo! Ha resistito. Che c'ha avanzi? Non è per dire. Sì, si gioca con avanzi, però. Allora gli avrei aumentato anche i PS oltre alla difesa. Cioè, cosa hai usato qui? PS o difesa? A vederlo direi PS, non difesa. Skarmory l'ho giocato una volta sola, quindi non saprei ricordarmi. Empoleon! No, Empoleon rimango. Acqua getto potrebbe avere di priority, ma non credo. Se giocano secondo quello che penso, non dovrebbe avercela, infatti. Giocano secondo il diamo le mosse che imparano per ultime e cancelliamo quelle vecchie. Anche se hanno i set più competitivi questi, quindi acqua getto non è proprio competitivo. Steelix non ha vigore, Steelix. Da quello che so. Ma non serviva neanche a quanto pare. Qualsiasi cosa mi killa, infatti. Già, vabbè, dopo due drop di difesa è normale. Nugua con terremoto o gigassorbimento? Terremoto. Ovviamente ricarica totale ci sta sempre, per carità. Dai. Wow, pensavo peggio. Ottimo. Dai Nugua, te che ce la fai tanto, sei più veloce.
Vabbè, tra i due la velocità è relativa, eh. Magnezon. Non ha levitazione mai nella vita Magnezon. Infatti ha manghetta ascesa. No, vigore. Ha vigore 100%. Fuoco al nastro? Oh! Interessante, pensavo vigore. In genere Magnezon, cioè... io lo giocavo con vigore. A parte che Magnezon non è che devi metterlo in un team che funziona per lui. Tocca cambiare, il parassiseme rimane comunque, quindi mando Mint un attimino come foraggio per vedere che roba fa. Queste qui è da giocarle in maniera competitiva, ste lotte. Schermo luce, attacchi speciali, va bene. Prima era la prima. Ci provo. Infatti, ok. Forse non la usa sullo stesso Pokémon. Voglio usarla su un altro. Allora, rimango con Mint e faccio una vita all'erba su Anasia. Purtroppo giocare senza ricaricare i Pokémon dovresti stare al 100. Questi qui sono delle bestie assatanate, capi palestra. Sono paurosi, davvero paurosi. Zuccata, buono. Ma si è rimpicciolito per lanciarsi. Così è volato, che è successo? Ti vorrà molto male se hai vigore. Ma tanto. Madonna, ciao Anasia. Boh. Va bene. Ah, non ce l'ha, cavolo, non ce l'ha per davvero. Ferruccio. Chi manca? Bastiodon manca. 84 Anasia, mamma mia. Bastiodon è l'ultimo. E beh, credi di avermi in pugno? Sì. Specialmente pugno. Ma anche più di uno. Molteplici. Zuffa. Questo ha vigore invece. Guarda un po' quanto è carino. Bravo. E che mi fai? Peso bomba. Per cambiare, eh. Vai, esploso. Mi sento particolarmente frizzante. Quindi vado con sgranocchio. E se ricarica? Non è ancora finita. Più batti l'acciaio, più forte diventa. Veramente se lo pieghi... che cazzo? L'ha detto! Non volevo fare Invertivolt mai. Però... è andata bene. Vabbè, comunque... che dire? È stata una lotta magnifica. Non mi sembra. Stai piangendo lacrime amare. Mi sono allenato duramente sull'isola ferrosa, ma a quanto pare non è bastato. La giovinezza non conosce limiti. Questo è il bollo che uso di solito. Non è nulla di che, ma ti prego di accettarlo. Mi sono un attimo impappinato quando non è nulla. Quando ti guardo mi tornano in mente i giorni che ho passato allenandomi dall'alba al tramonto assieme ai miei amati Pokémon. Torna pure quando vuoi, cioè mai addio Babbaleo! E anche per oggi i capi palestra sono messi a sedere. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, in descrizione il link per Instagram e Telegram che passa anche qui da qualche parte. Se ancora non siete iscritti fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!